Bella ragazzi, sono Kabigoku e quest'oggi vi porto il test della MP4, della McLaren MP412C. E è un test singolo, quindi non è una sfida tra due auto, però insomma è comunque molto interessante. Quest'auto è una supercar di grande valore. Quindi vediamo subito lo 0-100 km/h, la prova di accelerazione. Eccola che parte, 0-100 in 2 secondi e 7 decimi, quindi un tempo sotto i 3 secondi, veramente un tempo ottimo per la McLaren. Passiamo quindi alla seconda prova, la prova di frenata, che come al solito ve la spiego, frenerò al cartello bianco da 300 km/h e poi cercherò di farvi capire più o meno in quanto si è fermata. Non posso darvi una stima precisa dei metri, ma comunque si riuscirà a capire in quanto si ferma e vi cercherò di fare un confronto. Quindi ecco il cartello, si sta già rallentando. Se ricordate, la Gallardo e la 458 di serie, stiamo parlando, si erano fermati al casellare in fondo a sinistra, mentre lei si è fermata prima di questa casetta, quindi saranno circa un 50 metri prima. Da 300 a 0, quindi direi che è veramente ottima anche questa prova. Passiamo quindi alla terza prova, la top speed. L'auto ha 870 cavalli circa, che sono veramente tanti. Non è l'auto che ne ha di più, ovviamente, però insomma ci sono molte supercar che non arrivano a questo livello. Quindi siamo già oltre i 370 km/h e non siamo neanche a metà rettilineo, perfetto, 380 km/h. Adesso c'è la discesina, 385, 388, 389, vediamo se sull'ultima discesa riesce a guadagnare ancora qualcosa. Eccoli qua, 391 km/h, che devo dire è veramente elevata come velocità. E passiamo all'ultima prova, il giro in pista. Per ora le prove sono andate tutte bene, quindi si presume che comunque come tempo riesca a fare un gran tempo. Allora, eccola che parte, frenata brusca, questa prima frenata è difficilissima anche perché è mezza in curva. Una ruota sull'erba, ma riesce a stare dentro. La tenuta è elevata anche se ha tanta potenza, quindi si fa fatica in accelerazione a tenerla dentro, mentre se non si accelera sta dentro perfettamente con un po' di accelerazione. Attenzione su due ruote, si riesce a tenerla bene. Eccola che quindi arriva all'ultimo curvone della parte lenta, la curva forse più difficile perché è in discesa. Inizia la parte veloce, qui può stare quasi completamente a manetta, tranne in questa leggerissima curva. Adesso arriva alla curva cieca, eccola qua, deve frenare un bel po' perché come ho detto ha tanta potenza e arriva molto veloce. Ultima curvetta al tornante ancora, eccola qui, perfetta, direi ottima come curva. Piena accelerazione, adesso c'è una sola piccola frenata, eccola qui, e poi si lancia direttamente sul rettilineo raggiungendo i 300 km/h, una leggera sbavatura che comunque non compromette il giro di molto, e 20, 1 minuto 22 e 735, che quindi è meglio della 599. E io spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo con i prossimi video. Bella ragazzi!